Ciao ragazze, benvenute in questo video. Il primo video dei finiti del 2018. Ovviamente ci sono cose del 2017, però insomma ho accumulato varie cose, un botto, però spero che molte cose siano facili e veloci nella descrizione, se no ci stiamo fino a domani perché guardate qua, la mia borsa trasborda. E quindi inizio subito con questo video. Non so come si vedrà, spero bene perché qui sta diluviando, ma io non, con i miei attrezzi più di questo non riesco a fare. Quindi speriamo bene, iniziamo subito prima che fa proprio notte. E iniziamo. Allora, vado a caso quello che pesco pesco. Allora, questo qui era un campioncino che mi era uscito ma molto tempo fa con un ordine da Sephora ed era una polvere illuminante e levigante. Questo qui, cioè praticamente era questo dischetto, era imbevuto leggermente di questa cosa. Non si capisce cosa una persona dovrebbe capire da un affare del genere perché così, ma così poco che non. Uno fa un'applicazione Aven, quindi non c'è scritto si adatta a tutte le carnagioni, ma per me, senza infamia e senza lode, non ho manco capito. Cosa mi dice? Che c'è la memoria piena? Bene, aspettate, vediamo se ce la possiamo fare. Allora, quindi poi ho finito, cioè praticamente ho finito, ho usato una volta, già l'avevo usato un'altra volta e mi sono trovata molto bene questo colore della L'Oreal Casting Creme Gloss senza ammoniaca. Questo qui ce l'ho attualmente fatto ed ha un leggero riflesso di un rosso, ma sempre con base castana, non rosso ramato. E mi piace moltissimo, ma io lo uso soprattutto per i capelli bianchi. Non ne ho tanti, ma mi si vedono subito perché io ho il capello scuro. Appena c'è quel capello bianco, sembro mia nonna. E quindi in pratica mi sono finalmente decisa ed è la seconda volta che lo faccio. L'ho fatto una volta tipo a fine estate e ora l'ho rifatto da non tanto. Mi trovo molto bene, a me dura anche abbastanza. E non mi ha seccato i capelli, almeno la volta scorsa, speriamo anche adesso. Ovviamente io poi uso degli oli, delle cose, sempre per nutrire un pochino il capello. Insomma, io mi sono trovata bene, non cola. Poi alla fine in offerta si trova anche a meno, tipo 5-6 euro, senza offerte sulle 10 euro, però insomma, per accomodare, per quello che mi serve a me, va benissimo. Poi abbiamo finito questa saponetta alla mandorla dell'Herbolarium. Era in questa scatolina così. E allora io la uso soprattutto per lavare i pennelli, però l'ho voluta provare visto che era comunque alla mandorla, dovrebbe essere tipo delicata sul viso, l'ho voluta provare sul viso. A me tira abbastanza e quindi non, se l'ho comprata per questa funzione no, ve la sconsiglio, mentre per lavare i pennelli o per lavare le mani così insomma va benissimo. Allora, sempre dentro a quella confezione, a questa qui, oltre al colore vi esce una specie di balsamo. Sarebbe questo qui che io ho usato in due volte perché comunque ce n'è un botto e loro dicono che è illuminante, eccetera. Io lo uso solo quando faccio praticamente questo qua. Infatti, quello di questa confezione ce l'ho intatto perché questa è quella di quella vecchia. E devo dire, sì, in effetti fa questa funzione un po' di illuminare, eccetera. Però, ovviamente, per chi come me è, mi stavo affogando. Per chi come me è abituato ai prodotti senza siliconi, ovviamente io lo uso solo quando magari faccio la tinta giusto per fare il trattamento completo, ma poi per il resto vado a usare sempre i miei prodotti classici, eccetera. Ovviamente dici è un controsenso che fai questa se usi prodotti naturali, ma io non ho ancora trovato una tinta naturale che mi soddisfi perché di solito sono dei colori piatti che a me non piacciono, anzi se voi ne conoscete alcune sotto scrivetemele perché però vorrei una cosa che sembrasse il più possibile naturale. Non mi piacciono le cose che si vede che uno ha fatto il colore. Allora, questo qui è della Lavera. Quella alla mandorla di cui vi ho parlato e riparlato, che io considero uno dei miei preferiti della Lavera, insieme a quella alla mela, li ho provati quasi tutti. Questo qui veramente
veramente è delicato sulla pelle, fa tanta schiuma, vi lava bene il capello e tutto quanto, non ve li secca e infatti non sembra quasi un balsamo, uno shampoo eco bio senza silicone eccetera, per come si comporta al lavaggio. E, ottimo, consigliatissimo se siete alla ricerca magari le prime volte che provate shampoo eco bio, per non avere il trauma di quelli che lasciano i capelli stoppa, questo qui è una buona alternativa. E questo qui invece è una new entry, provato da poco, aloe e arancio dolce della Essere. Di questa marca il mio preferito è quello alla camomilla, che ho già ricomprato e ce l'ho conservato perché penso che me lo userò in estate per gli shampoo frequenti, perché quello è molto delicato. Allora, questo qui rispetto a quell'altro è un po', prendetela con le pinze, un po' più aggressivo, nel senso che secondo me sulla cute parlo, perché sul capello no, uguali li trovo, sulla cute quello lì lo trovavo proprio lenitivo, rinfrescante. Questo qui invece cioè non mi ha irritato, non mi ha dato nessun problema, però lo trovo leggermente meno delicato. Però voglio dire, cioè, se lo trovassi in offerta lo riprenderei perché mi è piaciuto. Ce n'è 250 ml, questi della Essere hanno un costo altino, si aggira sopra i 10 euro, e però per quella alla camomilla ce li spendo volentierissimo. Per questo qui magari se è in offerta, se no no. Poi, allora, sempre per quanto riguarda i capelli, ho finito una delle mie maschere preferite che io uso come balsamo, quella della Omia alla macadamia. Ne ho aperta già tra l'altro un altro flacone in, oddio, totalmente finito, ecco, e in bagno, ed è una delle maschere che io amo di più, intanto perché ha un rapporto qualità-prezzo veramente cioè è altissimo, nel senso che costa pochissimo, ha una qualità altissima e ha un odore veramente piacevolissimo. E una consistenza facile perché è abbastanza denso, però quando andate ad applicare sui capelli si amalgama abbastanza bene, ne basta poca, districa tantissimo, almeno sul mio capello. C'è chi non si trova bene, ma ragazzi, i prodotti per capelli vanno provati perché ogni capello è diverso, ogni cute è diversa, quindi magari un prodotto che a me fa impazzire a qualcun altro fa schifo, tra virgolette. E quindi per il mio tipo di capello, che è un capello riccio ma non riccissimo, ha bisogno di sostegno, normale, non è né troppo spessa e nemmeno fine, e ho una cute delicata ma non che si irrita con tutto, però ci sono dei prodotti che non posso usare. Per me questa qui va benissimo, mi trovo bene, quando mi asciugo i capelli non mi si appiattiscono, non ho problemi a ricreare il riccio, perché con prodotti pesanti invece questo problema mi si pone, e quindi per me super super promossa. Poi la ricomprerò, anzi ce l'ho già in bagno. Ho finito due confezioni, oh mio Dio, una tazza, diverse, di questa carta igienica, come si dice? La carta veramente igienica, quella praticamente umidificata, questa è lenitiva e riequilibrante, e questa qui invece è emolliente e rinfrescante. Tra le due la mia preferita è questa, sia come profumazione, quindi come profumazione più che altro perché poi sono simili. A me piacciono molto e le continuo a ricomprare perché hanno anche un basso costo, questa qui, carta igienica. Invece le salviettine intime hanno un costo molto più alto, non capisco il perché, perché secondo me sono fatte uguali, identiche. Comunque, tra l'altro queste sono biodisgreganti, quindi se uno le getta nel WC non si dovrebbero creare problemi. Niente, vabbè, le conoscete, ve l'ho fatto vedere varie volte. Ho finito un pacco di dischetti, questi qua della Coop, che comunque io i dischetti, ragazzi, dovunque mi trovo li prendo, solo faccio caso se a qualche tipo mi si sfalda proprio, allora quelli non li riprendo più, però per il resto, tanto ragazzi, cioè, è un prodotto che viene usato e gettato, non è che stiamo lì 3 ore a farci il problema. Ho finito due uguali detergenti intimi Neutromed, ormai non ne parliamo manco più perché sennò mi sparate. Allora, poi ho finito una confezione di queste 24 strisce depilatorie viso della Sien, queste qui. Allora, le ho preso perché una ragazza su YouTube ne aveva parlato molto bene, diceva non hanno niente da invidiare alle altre marche eccetera eccetera. Allora, le prime volte che le ho usate non mi sono dispiaciute, però devo dire che andando avanti no,
Cioè, allora, ho notato che a volte mi si spezzavano i peletti, altre volte non me li toglievano proprio. E no, non penso che le ricomprerò anche se costano poco, perché sinceramente non le trovo nemmeno così delicate sul viso, anzi a me mi si irrita come tutte le altre volte, quindi non mi hanno fatto impazzire, non mi sono rimaste impresse, quindi non credo che le riprenderò. Ho finito, vabbè, dentifricio, questo qui perché ho sbagliato, tra l'altro, quando ho fatto l'ordine su Amazon Pantry, io credevo di aver preso quello che a me piace, il white, come si chiama? System, ma quello in pasta, e invece ho preso altre due di questo qua, cioè vabbè, ora ne ho solo un altro perché questo è quello che avevo preso su Pantry. E questi in gel che a me non piacciono per niente, i dentifrici in gel non vanno d'accordo con me, mi danno proprio fastidio, non li sopporto, mi danno proprio un senso di fastidio proprio in bocca. Di nuovo la scheda di memoria piena, vabbè. Allora, poi butto questa spugnetta che ho preso all'OVS di una marca tipo coreana o non mi ricordo, perché per come la vedete che è da asciutta rimane da bagnata, cioè praticamente è tipo durissima e non si gonfia per niente, non mi piace, quindi la butto. Questo prodotto che ho ricomprato tre volte mi è risultato sempre uguale, cioè che praticamente appena lo apro mi si separa praticamente la componente solida da quella oleosa ed è sembra tipo ricotta. È uno dei pochi prodotti che a me fa veramente effetto sull'irritazione post depilazione, ma non si può usare, cioè io l'ho dovuto mettere in un vasettino e prenderlo da lì. Tra l'altro ti scivola perché l'olio si separa, tutto un caos assurdo, quindi cioè, l'ho ripreso per 3 volte consecutive, ma ora mi sono stufata, quindi non credo che lo riprenderò. Questo prodotto della Puris, ragazze, cioè, io sono sfigata con questo prodotto, non lo so che ho, lo becco sempre io quello fallato. Comunque questo è. Ah, un altro prodotto che ho finito per il corpo è questa mousse della Nokomi, mousse corpo mirtillo levigante. Questa qui, allora ragazze, mi sono proprio messa lì a usarla ultimamente perché, allora, questo è un prodotto che d'estate non si può usare perché non è una mousse veramente mousse, cioè è una crema che si presenta in mousse, ma quando voi la mettete sul corpo diventa olio puro e l'odore è molto buono, il mirtillo, eccetera, eccetera. Questi prodotti della Nakomi hanno il problema che hanno la scadenza, infatti questo scadeva a settembre 2017. Io quando ho visto che stava per scadere mi sono messa lì a usarlo, ma non, cioè veramente finirlo ci voleva una vita, però controllavo che non andasse a male, l'odore era sempre perfetto, alla vista era ancora buono, quindi l'ho terminato. Allora dice previene e riduce le smagliature, leviga, rende elastica la pelle. Allora, rende elastica la pelle è vero perché dopo che l'avete messo la pelle è seta. Vi sentite proprio la pelle bella liscia, elastica, eccetera. Però unge troppo, cioè veramente io non mi potevo rivestire dopo aver usato questo prodotto. E quindi non lo ricomprerò assolutamente. Tra l'altro ha un costo, questi prodotti della Nakomi hanno un costo alto. Io mi aspettavo che fosse molto più, essendoci scritto mousse corpo, cioè un prodotto non così, che veramente sembri una patatina fritta dopo che te lo sei messo, quindi cioè, mi piace per l'effetto poi finale, però non è per niente comodo da usare, ci vogliono 3 ore per farlo asciugare, quindi anche no. Passiamo ai prodotti viso, mi sa, sì, sono tutti viso. Iniziamo da questo. Allora, questo prodotto è la mousse di Balea, sarebbe quella, com'era? Per pelli sensibili tipo. Allora, niente da dire su questo prodotto, mi è piaciuto tanto. L'unico problema è che questo prodotto si riproduceva di notte, praticamente andavo a dormire, dici sta finendo? No, cioè rispuntava. Praticamente a me, ragazze, mi è durato, e non sto scherzando, un anno. Cioè, un anno. È vero che per alcuni periodi, ma cioè, ma vi parlo tipo in una settimana, tipo 2 giorni usavo un'altra cosa, ma cioè, quasi sempre usavo questo. Un anno, da dicembre, mi ricordo che me lo sono portata l'anno scorso a dicembre, che siamo andati con mio marito in zona tipo Milano, Lago di Como, eccetera. L'ho iniziata in quel periodo lì e mi è durata fino a dicembre di quest'anno. E mi sono messa lì a volerla consumare perché non la potevo più vedere. Ma ripeto, il prodotto in sé mi è piaciuto moltissimo. Tra l'altro, le cose di Balea costano molto poco. Purtroppo si trovano solo al DM. Ora è aperto anche in Italia, ma credo che sia solo a Milano al momento. Quindi chi è a Milano le può ritrovare.
ma veramente dura una cosa. Cioè, ovvio che se uno lo usa in famiglia, in più persone magari, è buono perché durando così tanto e usandolo in tanti va bene. Ma usandolo una sola persona, cioè per un anno, tra l'altro quant'era qua il Pao? Manco c'è scritto. Ah no, scadeva il 10-2018, c'era proprio la scadenza, quindi a me non era scaduto. Però ragazze, io cioè, basta, non lo potevo più vedere. Buon prodotto però, cioè, finisci anche, eh. Non dicevo quei prodotti. Io, tra l'altro ragazze, ho un problema, cioè i prodotti che durano tanto, o i maxi, le maxi confezioni, a me mi mettono ansia, perché cioè io usare un prodotto per così tanto tempo, dopo un po' mi stufo e non ce la posso fare, cioè proprio dico, oh mio Dio. Tra l'altro le maxi confezioni mi fanno paura, perché dico, se poi non mi piace, come si fa? C'è chi lo finirà? E quindi questo. Poi ho finito invece sempre della Balea, questa crema che è una delle creme migliori che io ho mai provato per pelli secche, questa qua Urea. Ve ne ho parlato e riparlato, ora non ne ho più, quindi mi attacca al tram. Se qualcuno si trova a Milano, tipo dei miei parenti, eccetera, li manderò in spedizione. Ma è veramente, veramente buona. Ve ne ho parlato varie volte perché ne ho avute tipo 3-4 confezioni, eccetera. Un prodotto super scoperta. Allora, sono due. Intanto parliamo insieme, così facciamo prima. Allora, ho finito due sieri. Questo qui della Omia all'Argan, e questo di Diego Dalla Palma alla vitamina C. Allora, un promosso è un promosso, ma dopo aver provato questo, no, diciamo. Allora, questo qui è un prodotto che si presentava. Ora non ce n'è più, quindi non me lo posso manco far vedere. Non ce n'è. Sì, forse si intravede qui. Tipo leggermente oleoso, ma non andava assolutamente a ungere, ma proprio per niente. E dava questo effetto quasi, diciamo, rinfrescante al viso, un po' illuminante, eccetera. Però per quanto riguardava l'effetto antirughe, zero. Cioè, ovvio, lui non lo promette questa cosa antirughe, non credo. Antimacchia dice, infatti. Dopo aver usato questo, io quasi sempre devo mettere una crema per pelli secche, perché io ho quel problema. Questo qui della Omia, invece, al coenzima Q10, olio di argan, che è certificato ICE, eccetera, ha un costo rispetto a questo, cioè credo che costi tipo un quarto, non lo so, un terzo, non ho idea. E questo si presenta in forma di crema molto fluida, ne bastava veramente pochissimo. C'ha la pompettina fatta così. E io questo prodotto l'ho usato non con piacere, di più, quando è finito mi è dispiaciuto tantissimo. Ha solo un difetto, che è arrivato proprio alla fine, 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 essendo in vetro. Infatti ancora ce n'è sul fondo, ma non riesco a prenderlo in nessun modo. C'è proprio una goccia, ma nemmeno con questo affare si riesce a prendere. Non so, l'ho tenuto a testa in giù anche vari giorni, lo aprivo e tiravo fuori col dito, perché talmente che mi è piaciuto che veramente non volevo finisse mai. E questo qui, intanto la pelle me la sentivo veramente rinfrescata, lenita, elastica, e mi idratava già. Cioè, se uno non ha la pelle super 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 secca come la mia, disidratata quasi direi, già solo con questo secondo me va benissimo. Si assorbiva subito, un odore buonissimo. Cioè, vabbè, buonissimo. C'è chi non può, anche, può anche non piacere, perché è un po' dolcino con un retro, come si dice? Una nota di fondo quasi un po' erbosa, leggermente, non ve lo so spiegare. Comunque a me piaceva l'odore, non mi dava fastidio. E mi sembrava quasi un prodotto per bambini dall'odore che ha, però vabbè, io quegli odori sono a modo mio. Però devo dire, io appena lo rivedo lo ricompro. L'altra volta l'ho rivisto, ma purtroppo all'OVS erano col sigillo di garanzia tutti aperti, e quindi non l'ho voluto prendere, perché questi prodotti Eco Bio comunque hanno un PAO breve, 6 mesi, quindi non sapevo da quanto era aperto lì, non ho voluto prenderlo. Ma la prima volta che lo trovo io lo riprendo, perché questo è un prodotto veramente, secondo me, da provare, ragazze. Tra l'altro può anche essere usato come contorno occhi. E loro lo danno per pelli normali e miste, ma secondo me no, cioè nel senso che va benissimo anche per pelli secche, ed è idratante, elasticizzante, base trucco, eccetera, veramente top. Consigliatissimo, ragazze, veramente, se lo trovate, provatelo, mi sapete dire, o se l'avete provato ditemi. E poi ho finito due maschere soltanto, perché non mi sono data molto da fare. Questa qui è il cioccolato, che ho fatto più applicazioni, di questa marca che non so che è, Beauty Formulas credo. Mi è piaciuta molto, molto rinfrescante.
proprio mentre la metto mi sentivo rinfrescata. Poi profumava di cioccolata al latte, non di cioccolato fondente. Buono, quasi di budino al cioccolato, ecco. Molto buona, mi è piaciuta. Poi questa qui, che è una delle mie preferite, di questa marca Skin 79, l'ho presa da Machillalia, al miele. Veramente la pelle rimane fino al giorno dopo abbastanza idratata, quindi mi è piaciuta molto. Tra l'altro dopo non ho applicato nessuna crema, nulla, cioè proprio l'ho massaggiata sul viso e via. E lei ti promette idratazione e luminosità e secondo me fa quello che dice, quindi consigliatissima. Respira. Credo di avervi fatto vedere tutto, sì. E solo un'ultima cosa. Eccomi, allora un'ultima cosa, ho finito una jar delle Yankee Candle, la Lake Sunset Media. Guardate come si è ridotta. Allora, cosa ho da dire di questa qui? Allora, vabbè, la profumazione è una delle mie preferite, quindi ve la posso solo consigliare perché è molto buona. Annusatela, vedrete che non me ne pentirete. Allora, questa qui, quando l'ho iniziata a bruciare, l'ho accesa e basta, cioè non mi sono posta nessun tipo di problema. Infatti, si è annerito tutto il bordo, come vedete. Poi ho deciso di comprare questo affarino, l'Illuma Lid si chiama, cioè di varie forme. Tra l'altro ne ho appena comprato un altro, poi ve lo farò vedere. Non mi ricordo se questo l'ho preso su Amazon, ma mi sa di sì. E le altre candele che ho acceso dopo, che ancora non sono finite, quindi non me le posso far vedere in questo video, si sono bruciate senza annerire, cioè il bordo non si è annerito e la candela non fa il bordo, cioè scende bella uniforme. Quindi ve lo consiglio questo affarino che prima sottovalutavo. Invece, se avete le jar, tra l'altro si trovano anche in offerta, perché sennò a prezzo pieno hanno dei costi secondo me allucinanti. Ma in offerta io l'ho trovato, mi sa, sui 3 euro, tipo una roba simile. Se vi accontentate di quello che c'è in offerta senza andare a ricercare magari proprio forme particolari, va bene. E cosa devo dire invece su questa candela? Allora, io non so se le altre saranno anche così, perché era la prima jar che io terminavo delle Yankee Candle, perché prima usavo solo le tartine, ora invece ho iniziato a comprare anche le jar. Ragazzi, alla fine lo stoppino praticamente è messo a quasi più di un centimetro dalla fine della candela. Quindi che cosa succede? Che voi accendete quando sta finendo? Accendete lo stoppino. E si spegne e vi rimane un sacco di cera. Guardate a me quanto ne è rimasto, l'ho messo tutta qui perché penso che la brucerò nei bruciatori. Ho fatto tutto questo sacchettino. Vabbè, ora ci sono anche dei pezzi dove vicino allo stoppino che era caduta la cenere, che dopo toglierò. Ma guardate, cioè io l'ho rotto, ho aspettato che si raffreddasse. Guardate quanto sono spessi poi, dove ve lo posso far vedere? Guardate lo spessore. Sinceramente, per una candela che costa un bel po', a me mi scoccia buttare tutta questa cera. Io spero che le altre non siano tutte così. Lo spero. Tra l'altro, ho aspettato che si raffreddasse e poi con un coltello la rompevo a vari pezzi e si tirava su facilmente. Si è staccata subito dal vetro. Adesso, questa confezione qui, questa qui, la laverò per bene. L'ho lasciata adesso così perché ve la volevo far vedere, e così si toglie anche tutta la parte nera di qua, e la userò per mettere magari le tartine, quelle che ho iniziato, eccetera. Però, ragazze, cioè, mi sembra corretta sta cosa. Ribelliamoci. Comunque, spero che usando adesso questo affare, magari, boh, però se lo stoppino è messo in tutte così alto. Sono perplessa. Fatemi sapere voi che magari le avete già provate, se le altre sono pure così. Io comunque adesso vedrò di bruciarle nei bruciatori questi pezzi di cera e vi farò sapere come, se si sente l'odore, eccetera, perché non lo so. E niente, ragazzi, con questo la smetto, chiudo qui questo video. Vi mando un bacione, vi ringrazio tutte e niente, alla prossima. Ciao!